L'avvicendarsi sul palco di tantissime brave cantanti, perché io ne ho conosciute tante a fianco a te in un periodo effettivamente stretto, 10 anni. Quante ne sono cambiate? 3, 4? E tu eri sempre lì e tutte le volte dovevi insegnare l'imprinting che Raul voleva, perché comunque c'era un modo di stare sorridere, no? Sì, si cercava sempre, soprattutto nei cambiamenti. Lasciamo stare il primo, che è quello di Giuliana da Rimini, perché è entrata con me. Quindi siamo cresciuti insieme. Quindi il nostro affiatamento è andato avanti nel tempo, perché cantavamo fin dall'inizio, insomma ci siamo costruiti artisticamente insieme. Però la scelta successiva, cioè Giuliana ha smesso nel 96 dopo La Terra dei Cachi, quando abbiamo fatto con Elio Le Storie Tese della Terra dei Cachi, che tu c'eri, e lei ha avuto un bimbo, quindi ha cessato la sua attività. E lì ho vissuto la fase della scelta delle cantanti, quindi mi ricordo che si facevano dei provini, ma la cosa che cercava Raul e che cercavo anch'io, cercavamo insieme tutto il team, diciamo, della famiglia Casadei, era quella di non prendere una cantante con un'impostazione tradizionale, un vibrato melodico, non dico, non voglio, vorrei usare il termine vecchio, però si preferiva un taglio moderno, dinamico, moderno, voce fresca, perché c'era già il melodico, era Mauro Ferrara, sì. Quindi si aveva già quella fisionomia, quella fascia, diciamo, di coperta per gli appassionati. E facemmo il primo provino dopo Giuliana e arrivarono due cantanti. Una era Mara Venezia, Mara, si chiamava Mara, Venezia arriva dopo il nome artistico, e Mara Bottin, e l'altra è Sabrina. Mi ricordo che io entrai nello studio e vidi Mara, la prima cosa che dissi, la cantante è lei, bellissima, due occhi azzurri, meravigliosa. Poi la sentimmo cantare, effettivamente era un po' leggera sulle canzoni, potevamo giocarcelo ugualmente, nel senso che non, le canzoni poi che cantavano le cantanti in quegli anni lì di Casadei erano La Mazzurca e Periferia, Ciao Mare, canzoni molto facili a livello vocale, sì, cose molto semplici. Però la coincidenza di quel periodo fu anche legata a una canzone nella scelta, che era Sentimento. Sentimento, ci vuole sentimento, la 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 la. È una canzone tecnicamente molto difficile. E facemmo i provini su quella canzone. Lì il provino andò meglio per Sabrina, sì, che era questa ragazza un po' rocchettara, sì, molto lungilinea, magra, longilinea, mora, rock, chiamiamola così. E lei aveva una voce un po' dura per il nostro genere, però quella canzone riusciva ad eseguirla bene, aveva un'estensione molto, e Mara lì andò in, diciamo, in tilt. Però tutto fu rimediato un anno dopo, o un anno e mezzo dopo, perché la Sabrina fu cambiata e si tornò su Mara Venezia, diventò Mara Venezia, appunto, perché lei era di Padova e Raul disse: non possiamo chiamarla Mara di Padova, che suona male, chiamiamola Mara Venezia. Non ti dico quando andammo a suonare, piccolo aneddoto, andammo a suonare dai Pittura Fresca a Forte Marghera, c'eri anche te quella sera lì? Io quella sera non c'ero, ma mi ricordo, per preparare tutto il videoclip, che andaste da Angelo a cercare i vestiti. Comunque, di ogni. Per chiudere questo altro spazio, andiamo a suonare a Forte Marghera la festa dei Pittura Fresca nel loro covo, dove si respirava aria di libertà, aria di libertà, e via, c'erano dei grandi, c'erano i colombiani, gruppo folk colombiani, comunque, ma molto leggeri però, senza far del male a nessuno. Allora Raul la presentò come Mara da Padova, che disse: Mara Venezia però viene da Padova, non ti dico i fischi, perché tra veneziani e padovani, certo, insomma, c'è, certo. E allora fu una cosa carina, no ma era uno scherzo, sai, subito dopo. Perché tanto che ha detto Mara Venezia, però viene di origine padovana, fatto.